Ora ci terrei particolarmente, oltre a ringraziare ancora l'albergo ristorante Croce Bianca che ci ospita e ha partecipato all'evento, e che tra l'altro si è prodigato nel cercare anche un apericoffee particolare, per cui se avete voglia di provarlo chiedete a loro. Ci terrei anche ad andare a capire qualcosa in più su quell'antologia, su quella Bibbia delle caffettiere macchine da caffè che Coffee Makers, che abbiamo già intravisto al forum questa mattina e per la quale abbiamo qua i due autori. Vorrei sapere, e credo di interpretare bene anche l'interesse degli altri, il perché e quando è nata questa scintilla, questa idea di mettere su carta tutta la vostra passione. Tutto grazie. Chiedo scusa, ho presentato al forum, per cui adesso davo per scontato, ma ricordo Enrico Maltoni e Mauro Carli, due massimi esponenti del collezionismo legato alle caffettiere in Italia. Grazie, buongiorno. Beh, intanto direi questo, che il libro naturalmente è nato davanti a una tazzina di caffè. Quindi l'idea di fare un libro, non mi ricordo però quale caffettiera era, questo ho un vago ricordo. La Monca, diciamo la Monca. Quindi succede che io e Mauro siamo tutti e due appassionati, io ho iniziato tanti anni fa, mi occupo di storia e cultura della macchina del caffè espresso, ho una collezione, un museo a Milano che si chiama MUMAC, però in realtà nella vita mi occupo di macchine per il bar. Mentre Mauro è un collezionista, posso presentarti, è un collezionista di caffettiere che partono dalle origini della storia delle caffettiere fino ad oggi. Quindi insieme ci siamo così conosciuti più di 10 anni fa e una sera di molti anni fa parlavamo e ci siamo così trovati davanti a questo progetto che era un po' un sogno, cioè realizzare un'enciclopedia, un libro grande, quasi come un'enciclopedia direi, che racconta e documenta tutta la storia della caffettiera, ma la caffettiera del mondo, cioè tutte le caffettiere del mondo, e la storia è molto lontana. E da lì è iniziato questo progetto, un progetto molto lungo, che ci ha portato in viaggio per centinaia, migliaia di chilometri, abbiamo preso anche 2 voli intercontinentali ed è un'avventura incredibile che voglio condividere oggi insieme a voi, perché oggi fra l'altro è il primo giorno che presentiamo il libro, è uscito di stampa lunedì, quindi è fresco, la carta profuma ancora della stampa. E vorrei passarti la parola a Mauro anche insieme per iniziare questa nostra presentazione qui a Omenia. Sì, credo che Enrico ha omesso di dire all'inizio che è nato questo progetto, ha fatto la viaggiatura della caffettiera, diciamo, è un pomeriggio tra Natale e l'ultimo dell'anno, e quando la discussione di prendere appunti è finita e abbiamo detto ok, lo facciamo, abbiamo visto che anche la bottiglia era andata, quindi probabilmente c'è anche un po' di alcol che è intervenuto su questo progetto, forse se no non l'avremmo mai intrapreso. E naturalmente adesso faremo anche un breve excursus su quella che è la storia della caffettiera, sorvolando naturalmente sulla Moka e sulle altre prodotte qua in zona, perché non abbiamo nulla di nuovo da raccontarvi, anzi probabilmente parlando con molti di voi avete voi da insegnare qualcosa a noi. Un breve excursus per dire come poi nel 1933 siamo arrivati anche alla Moka e tutto quello che ne è derivato. E volevo dire semplicemente sul libro, ogni immagine, ogni testo sono originali, per quanto riguarda anche le fotografie scattate tutte in originale, in giro per il mondo, presso, oltre alla mia collezione, naturalmente anche quella di tanti altri collezionisti italiani e non, che hanno gentilmente aperto le loro stanze delle meraviglie, come si dice, per farci così a tutti poi vedere questo oggetto. Certo. Volevo così, prima di diciamo, entrare proprio nel vivo della storia delle caffettiere, che ne abbiamo portate alcune molto antiche, anche di 200-300 anni, quindi abbiamo portato anche dei pezzi molto rari. Vorremmo raccontarvi questo. La cosa incredibile, cioè nel mondo del collezionismo, io pensavo che, per fortuna, è resistente.
ha solo 200 anni. La cosa incredibile di questo viaggio che abbiamo percorso insieme è che molte collezioni le abbiamo scoperte col passaparola, perché una cosa è certa, che i collezionisti sono anche molto riservati, cioè riservati, gelosi, conservano la propria collezione chiusa in alcune stanze, quindi non è semplice accedere a queste collezioni. Quindi sensibilizzando un po' il mondo del collezionismo, di questi degli appassionati della caffettiera, siamo riusciti piano piano ad entrare in queste case, fra l'altro molto lontane, Nord Europa, molte anche in Francia, in Spagna. Quindi siamo entrati a casa di questi collezionisti e piano piano ci siamo accorti, ci siamo trovati davanti a un mondo incredibile, perché pensavamo con la nostra esperienza ventennale di conoscere quasi tutte le caffettiere. In realtà ci siamo trovati a decine e decine di migliaia di caffettiere prodotte nel mondo. Quindi una cosa, un dato incredibile. Noi abbiamo scattato 7.400 foto, quindi pensate quante scatti abbiamo fatto. Abbiamo fatto una selezione di 2700 immagini e quindi è stata una per noi difficile, perché in realtà il libro era partito con l'idea di fare un libro di 300 pagine. Poi quando abbiamo iniziato questo viaggio, ogni settimana che tornavamo a casa da un viaggio ci rendevamo conto che le caffettiere erano sempre di più, anche al punto io sono andato in crisi, perché il progetto rischiava di non riuscire, perché un libro di 776 pagine vi assicuro che sulla carta è un fallimento, quindi su questo sono certo. Però noi, il nostro entusiasmo, la nostra passione ci ha portato ad andare avanti, resistere a questo progetto, e non abbiamo potuto fare meno che inserire le più belle e le più importanti. Sicuramente il libro, se dovessimo veramente aver pubblicare tutte le foto che abbiamo fatto, sarebbero 3 volumi. Ci siamo naturalmente trovati insieme anche ai nostri collaboratori, perché il libro non è stato scritto solo da noi due, ma abbiamo coinvolto tutti i collezionisti del mondo e abbiamo chiesto il loro aiuto, quindi è stata un'opera che è andata un po' oltre quello che pensavamo dall'inizio, quindi è stato un viaggio lungo che però ci ha anche portato oltre i 2 anni di progettazione per realizzarlo. Bene, io ho visto che ho poi, fra l'altro, questa caffettiera che mi è caduta, che è la mia caffettiera più antica. Io ti partirei proprio da qui, a raccontare la storia in parallelo. Raccontiamo la storia del libro, del nostro percorso, ma raccontiamo anche la storia delle caffettiere più antiche. Come nasce la caffettiera più antica del mondo? Diciamo, tutto nasce proprio da qui. Chi avrà la bontà di leggere il libro vedrà che è diviso per capitoli, per cui il primo è i primi caffè nei paesi di origine, e i testi sono scritti sia per interessare a un esperto collezionista con tanto di dati, brevetti, istruzioni eccetera, ma con un percorso, con un racconto che possa interessare anche non addetti ai lavori. Diciamo, tutto parte da qui, nel senso che sono gli strumenti più vecchi, insieme alla Gebana e Etiope, che era in terracotta, per fare il caffè. Il caffè veniva fatto semplicemente, a parte le decine di ricette che ci sono da paese a paese, ma mescolando e facendo bollire insieme il macinato del caffè, addirittura inizialmente anche l'intera bacca, l'intera ciliegia pestata con i chicchi crudi e acqua bollente, facendolo bollire non meno di 3 volte e togliendolo dal fuoco man mano che la schiuma di caffè sale, e questi semplici attrezzi però facevano parte poi di un rituale così inversamente proporzionale alla semplicità dell'attrezzo, cioè un rituale da paese a paese molto complicato, che vedeva intervenire anche 7 o 8 tipi di caffettiere diverse dove il caffè passava di volta in volta. Comunque, per semplificare, polvere di caffè e acqua messe insieme a bollire e poi semplicemente dopo qualche attimo di attesa, per far decantare i fondi del caffè, veniva servito in apposite tazze. Le forme che hanno queste caffettiere, vedete, questo addirittura anche il manico che è possibile ripiegarlo per poterlo trasportare agevolmente in carovana, la forma che hanno sia questa consente di, durante la mescita, di trattenere in parte i fondi. Comunque vanno a finire nella tazza e nell'infuso. E comunque, ecco, tutto parte da qua.
e spesso è anche molto difficile poter riconoscere uno di questi apparati realizzato 400 anni fa piuttosto che 5 anni fa, perché bene o male i materiali, le tecniche di lavorazione, spesso anche i decori sono rimasti immutati in tutti questi anni. Naturalmente il caffè poi dai paesi di origine arriva in Europa, partirei, e uno dei problemi che si presenta in Europa è quello che ai più raffinati, diciamo, palati europei, il fatto di trovarsi in tazza o nella bevanda della polvere di caffè non era proprio. Mi viene da fare d'asta al microfono. Ah no, riesco anche con una mano. Ecco che allora, diciamo, una prima evoluzione è semplicemente questa, far sì che il caffè possa essere raccolto dentro un filtro, in questo caso di stoffa originale dell'epoca. Qui siamo, per darvi un'idea, seconda metà dell'Ottocento, Inghilterra. Quindi la prima evoluzione rispetto alle macchine dei paesi di origine è quella di separare il caffè dall'acqua, in modo che la bevanda non contenga fondi stessi. Ecco, in questo apparato il filtro è di stoffa, in altri apparati è un cestello metallico, e viene l'acqua scaldata naturalmente a parte in un altro contenitore, versata sul filtro e per percolazione, infatti queste macchine si chiamano a filtro per percolazione, e viene fatto l'infuso di caffè, spinato poi attraverso questa spina. Il fornelletto servirà semplicemente per tenere calda l'acqua contenuta e versata nell'intercapedine che c'è tra il contenitore del caffè e l'esterno, in modo che il caffè, una volta prodotto, veniva tenuto caldo, un effetto bagnomaria, in modo da non scaldarlo direttamente. Inghilterra, seconda metà dell'Ottocento. Anche la Francia si dà da fare sempre con degli apparati di un'eleganza particolare. Questa la possiamo anche così definire un po' la nonna, l'antenata della napoletana. Sì, faccio vedere. Allora, tanto puoi spiegare il funzionamento, io posso girare. Il funzionamento è a ribaltamento o alla napoletana, come diremo adesso. In questo modo avviene la cottura. Sì. Qui c'è l'acqua, si scalda, una volta che l'acqua è scaldata, come succede nella napoletana, si ruota e internamente c'è un cestello, appunto come nella napoletana, che contiene la polvere di caffè, e per percolazione si estrae l'infuso. Naturalmente l'apparato era fatto per essere portato direttamente sulle tavole e versare direttamente in tazza il caffè. Il fornelletto ha la sola funzione, oltre che scaldare l'acqua per avviare il processo di preparazione alla napoletana, anche quello di poi tenerla in caldo. Questi apparati li troviamo da una o due tazze di queste dimensioni fino a queste dimensioni, un po' come. Ecco, qui arriviamo invece a una macchina a caffè, una caffettiera molto. Sicuramente una delle più nobili, perché è una cosa incredibile di questo viaggio che abbiamo percorso, che molte caffettiere erano comunque solo costruite appositamente per la nobiltà, quindi alcune che stiamo guardando adesso, tipo questa in particolar modo, che è sopra, diciamo, il suo nome, si chiama Balance, è una caffettiera che era nobile. Una caffettiera nobile che veniva portata a tavola, quindi alla fine di un pranzo, di una cena, si stava seduti e si preparava il caffè direttamente sul tavolo. Ecco, questa sicuramente rappresenta un po', diciamo, una delle caffettiere più eleganti dal punto di vista anche di decorazione, di lavorazione, e soprattutto anche una caffettiera che suscita diciamo una fase di preparazione molto, molto speciale. Prima di tutto il contenitore di porcellana è un contenitore
che funziona comunque da riscaldatore, quindi nel basamento c'è lo stoppino scalda, naturalmente era petrolio all'epoca, quindi creava anche un po' di fumo, ne ho usato un combustibile, l'acqua all'interno bolle, poi una volta che l'acqua bolle sale, vedete, questo è il contenitore di porcellana, l'acqua bolle, sale, attraverso questa cannula l'acqua calda va a creare l'infusione col caffè, quindi la polvere del caffè all'interno di questo bicchiere che è un vetro soffiato, creando l'infusione il caffè per effetto di depressione sale e ritorna nel contenitore di porcellana e viene direttamente spillato da questo rubinetto molto elegante cesellato a mano in bronzo dorato. E quindi era possibile bere la tazzina del caffè a tavola, quindi pensate che rito. Io direi che poi il caffè dal mondo arabo fino a giungere in Europa è sempre stato un rito che ha accompagnato, fino a poi dopo vedremo anche i passaggi successivi. Qui siamo ancora nell'Ottocento, quindi pensate nel metà dell'Ottocento che tipo di caffettiera veniva utilizzata nelle tavole. Quindi sicuramente Questo fra l'altro è un brevetto francese datato 1844, infatti oltre a Balance, per il nome dato dal sistema di funzionamento a bilancia, si chiama anche Gabé, in Francia lo chiamavano Gabé per il nome dell'inventore, o anche sifoni di compensazione perché è il sistema fisico con cui funziona. Enrico, ho omesso di dire una cosa, che tutto il procedimento era automatizzato, perché vedete la particolarità di questo fornellino che ha queste due sfere? È perché quando l'acqua da questo contenitore passava nell'altro, si alleggeriva, aiutato dalla bilancia si alzava, lo faceva chiudere automaticamente, estinguere la fiamma automaticamente, in modo da creare il vuoto che lo risucchiava indietro. Quindi il processo, una volta avviato, si concludeva in maniera automatica. In questa fase, nella primissima metà dell'Ottocento, negli anni 40 volevo dire, la preparazione del caffè esce dalle cucine perché si passa su apparati nobili, pregiati come materiali e si spettacolarizza la preparazione del caffè, che da semplice preparazione della cucina entra nelle sale da pranzo. Questo piccolo apparato, una caffettiera francese brevettata da un ottico parigino, Alexandre Lebrun, nel 1838, è una delle primissime esperienze di funzionamento a pressione di vapore, che poi è lo stesso funzionamento tecnicamente con cui funziona anche la moka. I sistemi di funzionamento, come sono elencati all'inizio del libro, a nostro avviso, ogni caffettiera prodotta fino ad oggi può essere ascritta e catalogata con uno di questi 10 sistemi di funzionamento, tra cui questo è tra gli ultimi, la pressione di vapore. 10 sistemi di cui ancora si trovano alcuni funzionanti e in uso varie parti ed altri caduti completamente nell'oblio. Vorrei un attimo introdurre questo. Sì. Ecco, questa diciamo così è la caffettiera che vi abbiamo portato per poi degusteremo il caffè. In breve vi racconto, prima di preparare il caffè avevo piacere di farvela vedere smontata. Cosa succede? Nelle case abbiamo visto che il percorso era sicuramente legato a una parte di persone nobili che comunque nel 700 e nell'800 potevano permettersi di comprare il caffè, perché comunque era la materia prima, che il chicco del caffè giungeva nei sacchi attraverso le navi, era un chicco verde. Tra l'altro vi ho portato, per chi non lo conosce, non l'ha visto, vi ho portato un caffè crudo. Quindi magari se volete passarlo, così volete guardarlo per chi non la conosce. Quindi questo chicco arrivava, aveva una materia prima molto costosa, quindi per il 700 e l'800 non era alla portata di tutti. Giungendo nei primi del 900, i costi si erano naturalmente abbattuti, la materia prima era già più facile da acquistare, quindi c'erano più cariche di navi che provenivano sia dal mondo arabo che dal Sud America, quindi il Brasile è stato subito già nei primi del Novecento protagonista, il produttore di caffè.
il caffè giunge in Europa in maggiore quantità e anche i consumi del caffè iniziano a essere utilizzati anche nelle locande, le locande che poi precederanno i bar. Cosa succede in queste locande, bar, locali pubblici? Succede che era necessario avere un apparato, una caffettiera di grandi dimensioni che potesse preparare un grosso quantitativo di caffè nel minor tempo possibile. Nasce questa caffettiera a percolazione, che sarebbe una sorta di caffettiera già progettata nella versione, diciamo così, uso domestico, costruita in grandi dimensioni per le locande, direi anche quasi i primi bar. Siamo circa alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento. Questo è il sistema più usato, che precederà poi la macchina per il caffè espresso da bar. Quindi usciamo un attimo, stiamo diciamo fra la casa e il bar. È una caffettiera realizzata in latta, stagnata, naturalmente costruita a mano, che veniva posizionata sopra il braciere, quindi naturalmente adesso oggi utilizzeremo una piastra elettrica per questioni di sicurezza. E l'acqua viene fatta scaldare in un bollitore esterno, viene versata dall'alto, e questo qui che vedete, che è una sorta di doccia, serve per distribuire l'acqua sulla polvere del caffè. Quindi all'interno, come avrete visto, c'è un filtro, anzi se puoi farlo vedere. Vedete, questo qui è uno dei primissimi filtri, quindi questo sarà un po' l'evoluzione che dividerà l'Ottocento dal Novecento, cioè il fatto di filtrare la polvere del caffè dall'acqua, quindi trattenere il caffè sopra il filtro, far passare l'acqua che creerà l'acqua a contatto col caffè, l'infusione per estrarre la caffeina all'interno della polvere del caffè. Quindi questa fu un'invenzione geniale che era già, come avete visto anche nelle caffetture precedenti, messa in atto a metà dell'Ottocento, però alla fine dell'Ottocento portata su questo tipo di caffettiera di grandi dimensioni per soddisfare il consumo dei caffè delle locande, quindi dei locandieri, dei viaggiatori e anche dei semplici clienti che entravano nel locale. Quindi è una delle primissime caffettiere utilizzate nelle locande. Una volta che l'acqua attraversa il filtro, va a finire nel basamento, quindi si crea l'infusione, il caffè sale scende nel basamento, viene spillato da questo rubinetto direttamente. Io vi preparerò proprio un caffè con questa caffettiera qua, quindi a breve lo degusterete. Lascerò a voi il parere del gusto, perché sarà un gusto molto forte, già ve lo anticipo, quindi un piccolo assaggio.